Amici di Onda Libera, siamo nell'hotel Estoril di Riccione insieme ad Alberto Guarino. Alberto Guarino, oltre a essere il titolare di questo albergo, è anche uno scrittore e ha scritto un recentissimo libro intitolato Esse Puntini, il regno delle due Sicilie. In pratica è un libro di storia molto particolare. Alberto, parlaci un po' di come è nato questo libro e qual è il discorso che vuoi portare avanti con questo libro. E se è il condizionale straordinario che mi mette in condizioni, essendo napoletano, di creare una favola ucronica che offra la possibilità al regno delle due Sicilie di sovvertire la sua storia, quindi di non unirsi in una pseudo rivoluzione italiana che l'ha vista perdere la sua autonomia, perdere la sua forza e perdere i suoi luminari luci che hanno caratterizzato la storia del meridione. Avevo la necessità di scrivere questo libro per un fatto identitario. Sono un po' stanco dei continui tiraccampà che identificano il napoletano e volevo disegnare un napoletano nuovo, un napoletano federale, un napoletano legato alla sua terra. Mi sono reso conto che lavorando in questo senso ho dovuto analizzare diversi testi, Cattaneo, Benedetto Croce, straordinari scrittori che mi hanno offerto la possibilità di scegliere il tipo di politica da usare per poter creare questo nuovo Stato, questa nuova identità meridionale. Quindi l'idea è quella di trasferire questo mio lavoro in un esercizio didattico per i giovani, che affrontano la storia non più da un punto di vista filologico, annoiandosi con le date, con gli accadimenti, ma divertendosi a sovvertire quelle che potrebbero essere le vicende storiche, quelle che potrebbero essere gli accadimenti che hanno caratterizzato la storia di tutto il mondo. Non solo il regno delle due Sicilie, anche lo stesso impero romano. E se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America e lo avessero fatto i romani, che cosa sarebbe accaduto? Sarebbe un incentivo a questi ragazzini che studiano la storia a pensare in maniera diversa, a crearsi una propria identità politica ed una propria scelta, in modo da avere la possibilità di avere un nuovo modo di vedere le cose e non leggere la politica con un'accezione negativa, ma leggere la politica nel suo vero senso e nel suo vero significato, cioè l'amministrazione della cosa pubblica, dove chi la amministra si assume delle responsabilità nei confronti del pacchetto votante. È un po' questa la mia idea. Quindi, dopo aver scritto questo libro. Se non ho capito male, non è che si tratta di un puro lavoro di fantasia, ma tu l'hai costruito sulla base di sulla base della storia vera. E ho creato il sovvertimento, è stato semplice perché invece di far sbarcare il 15 maggio del 1860 i 1000 garibaldini, ho fatto arrestare Garibaldi e Nino Bixio a Marsala. E poi ho creato una sorta di nuovo personaggio storico. Il mio Francesco II è uno straordinario filosofo, è un uomo molto sensibile, molto napoletano e molto legato al popolo napoletano. Ecco, dici qualcosa dal punto di vista editoriale. Il libro è stato edito da chi? L'edizione è fatta da Carlo Filippini, un amico straordinario che è rimasto affascinato dalla lettura di questo libro e immediatamente, appena ne ha letto le bozze, ha detto sì, adesso lo pubblichiamo e cerchiamo di metterlo appunto nel filone didattico, nelle scuole, appunto perché questo potrebbe essere un vademecum per un laboratorio di storia fatto ad arte con degli insegnanti che supportano, come parlavamo poc'anzi, che supportano i ragazzi alla conoscenza e al sovvertimento degli eventi. Dove si può trovare? È già in distribuzione? In questo momento la distribuzione non l'abbiamo ancora fatta, stiamo cercando di incanalarlo appunto nelle scuole, però si può acquistare attraverso internet facendo riferimento a Carlo Filippini. E un attimo che ti offro la possibilità l'indirizzo è www.carlofilippinieditori.it. Poi c'è Carlo Filippini editore @gmail.com. Quindi è acquistabile online. Sì, è acquistabile online. Allora, amici, Alberto Guarino, Esse il regno delle due Sicilie.
in prossima distribuzione. Grazie, 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 grazie. Un saluto. Buona giornata a tutti e buon lavoro.